Marina Di Guardo, la madre di Chiara Ferragni, ha regalato alla figlia, a Fedez e ai nipoti, Leone e Vittoria, Paloma, una cucciola di Golden Retriever. Da poco i Ferragnez avevano salutato la loro adorata Mati, la bulldog francese, e il dolce regalo ha portato molta gioia nella famiglia, ma anche alcuni problemi. Come ogni cucciolo, anche Paloma è esuberante, sempre desiderosa di giocare e deve ancora imparare i comandi e a obbedire a Chiara e Fedez. Tutto questo coincide con l'imminente trasloco dei Ferragnez nei loro super attico minuziosamente arredato, e proprio di questo Fedez ha parlato in una diretta che ha suscitato l'irritazione della moglie. Il rapper aveva in braccio Paloma, la stava coccolando, quando dichiara: "Mia moglie ha deciso di mandarla in un campo di addestramento. Ma non è un campo. Fedez, smettila", lo ha interrotto Chiara. "No, vabbè, è un posto dove la addestrano", prova a correggersi Federico. "No, vada un'addestratrice che tiene solo lei e la addestra. Non è un campo di addestramento", sottolinea infastidita Ferragni. "Vabbè, tipo un campo", prova a continuare Fedez con un'espressione sul volto un po' spaventata. "Prima di entrare nella casa nuova starà qualche giorno lì per cercare di essere addestrata. E più che altro, nella casa nuova, finché non ha imparato a non fare casino in giro se ne starà in una parte della casa", ha spiegato l'imprenditrice, che non è mai entrata nell'inquadratura del marito. "E più che altro, nella casa nuova, finché non ha imparato a non fare casino in giro se ne starà in una parte della casa", ha spiegato l'imprenditrice, che non è mai entrata nell'inquadratura del marito. "Guarda che stai solo confermando quello che dicendo", insiste Federico ridendo tra il divertito e l'infastidito. "Fedez, basta, stai dicendo cose sbagliate e mi stai mettendo in imbarazzo", dopo queste parole di Ferragni Fedez interrompe il filmato, forse per chiarire direttamente con la moglie e non lasciare che quel momento possa portare a incomprensioni. We could see clearly.